quota 96. Allora, abbiamo Franco Spirito nel comitato quota 96 COBAS e che è moderatore del blog. Grazie per il moderatore. Io faccio l'agitatore di professione da 40 anni. Franco, calmati. Per prima cosa volevo ricordare che il 17 febbraio del 2000 400.000 persone in Italia del comparto scuola su 1.200.000 di addetti scioperarono e mandarono a casa il ministro Berlinguer. Era lo sciopero contro il concorsaccio, contro il merito. Chiaramente non voglio fare paragoni oggi, perché chiaramente non siamo i 100.000 della manifestazione COBAS di quel 17 febbraio del 2000. Però voglio dire semplicemente che la scuola è un settore delicato. E infatti ieri sera Renzino è andato dal Re Giorgio e subito dopo è uscito un comunicato di Palazzo del Quirinale che diceva letteralmente: si informa sulla fase finale della preparazione dei provvedimenti della giustizia e dello sblocco di procedure attuative di misure economiche su cui si pronuncerà il Consiglio dei Ministri domani. Questo è il comunicato del Quirinale di ieri sera delle 17.47. Le agenzie di stampa alle 18.50 hanno cominciato a battere che Renzi non parlerà di scuola oggi. Noi lo andremo a trovare più tardi, perché noi andremo a Palazzo Chigi. Il discorso è semplice, sono partito dal merito perché il merito è quello che diceva Marcella, quello che diranno di noi i nostri ex allievi. La scuola non è merito e competizione, la scuola è collaborazione e condivisione. Non si deve battere qualcuno, si deve cooperare con qualcuno per raggiungere la conoscenza. Ieri Renzi ha twittato che c'era troppa carne al fuoco. Purtroppo ha lasciato noi quota 96 su un angolo della griglia e ormai siamo già bruciacchiati. Ma aveva anche detto che gli andava bene un autunno caldo, perché quest'estate era stata così e così. Mi sa che si scotterà quest'autunno con la scuola. L'ultima cosa che voglio dire è quella che dico da sempre e che è in testa sul mio blog. Siamo stufi di aver pazienza, insegniamo disobbedienza. Abbiamo ogni insegnante 150, io ho 220 alunni. Insegniamo loro alle loro famiglie che ribellandosi si ottengono i diritti e ce li stanno togliendo uno per uno. Il 9 settembre saranno in piazza di nuovo gli esodati e i ferrovieri. Io spero di riuscire a tornare. Il 10 ottobre ci saranno gli studenti in piazza e dobbiamo esserci insieme ai nostri studenti. Nel mezzo dobbiamo rilanciare fra l'inizio della scuola e il 10 ottobre un'altra manifestazione. Vedremo di organizzarla senza fargli perdere i soldi del lavoro con un cespo o qualcosa del genere. Ma dobbiamo intervenire nel mezzo fra le due manifestazioni, fra gli esodati all'inizio di settembre, l'inizio della scuola e il 10 ottobre in cui scenderanno in piazza gli studenti. Questo è il nostro compito, continuare a tenere le menti vive e belle fresche, tenendoli sempre critici e mai chini al potere.